deve completare il suo ingresso, 1.16 in chiusura, la quadra di Redenta tira, tutto pronto, partite. All'interno Menina, al largo Redenta Tiria, mezzo Pasca, ridosso Reverenda Madre, poi Bocidda Clodia e Boemienda Clodia, con Redenta Tiria che si porta ai lati di Menina, a ridosso Pasca, quarta posizione per Menina, in avanti invece c'è Reverenda Madre, sopravanzata adesso da Redenta Tiria che guida nei confronti di Reverenda Madre e Pasca, poi Menina, Boemienda Clodia e Bocidda Clodia. Il sestetto allungato completa la curva di destra, ingresso sulla retta opposta alle tribune con Redenta Tiria in vantaggio nei confronti di Reverenda Madre e Pasca, poi Boemienda Clodia che scavalca Menina in coda a Bocidda Clodia. Siamo a metà della dritta di fronte, il sestetto che si ricompatta un po', sempre aperto da Redenta Tiria nei confronti di Reverenda Madre con allargo Pasca, quindi Bohemien, Boci e Menina che adesso è scivolata in coda. Si va ad affrontare la piegata conclusiva con Redenta Tiria la favorita, 1.15 in chiusura, in vantaggio nei confronti di Reverenda Madre che è chiusa in corda da Pasca, poi Bohemien da Clodia, Boci da Clodia e Menina. Cavalli che si appresta ad entrare in dirittura, Redenta Tiria lo fa in vantaggio nei confronti di Reverenda Madre e Pasca, poi più indietro Bohemien da Clodia e Bocidda Clodia, Redenta Tiria ancora in vantaggio, Pasca che va all'esterno, all'interno c'è Reverenda Madre, Pasca che va all'attacco di Redenta Tiria, Redenta che prova a difendersi dagli attacchi di Pasca, Pasca e Redenta le prese, Redenta all'interno, Pasca all'esterno, Pasca che ha preso qualcosa di vantaggio nei confronti di Redenta Tiria, Redenta all'interno che prova a rientrare a Pasca, Pasca all'esterno che precede Redenta Tiria e Reverenda Madre. Dovrebbe essere 4-5-6 l'ordine di arrivo ufficioso per quanto riguarda questo premio d'autunno dell'Anglo-Arabo. Andiamo comunque a vedere il replay per gli ultimi metri di questa condizionata riservata agli Anglo-Arabi di 3 anni, con Redenta Tiria all'interno e Pasca all'esterno, testa a testa tra le due. Andiamo a vedere sul traguardo Pasca che mette qualcosa davanti all'avversaria, ma giudice di arrivo che comunque richiede la fotografia per il primo posto.